stasera a tutti, un grazie a Mario Tomaino che ha radunato questo bel pubblico e io sono onorato di parlare dopo di lui. E le battute che ci siamo scambiati, anche disturbando il comizio, sono indice di una cordialità personale che c'è con Mario Tomaino da vecchia data. È stato anche lui un mio allievo in anni passati e c'è una cordialità. Abbiamo cercato di creare, specialmente noi, e lo rivendichiamo questa cosa, una cordialità fra le forze politiche, fra i vari competitor. Abbiamo discusso con tutti, lo sapete, e con Mario Tomaino questo rapporto si è creato, con la lista, con il PD abbiamo discusso e si è creata questa cosa. E siamo riusciti ad avere per la prima volta qua a Decodatura ad avere una cordialità fra forze politiche che competono nella campagna elettorale. La cordialità però significa che le cose che ci sono da dire devono essere dette con cordialità, senza offesa, ma le cose devono essere dette. Io sono d'accordo, Tomaino mi diceva il vero. Riparto da una delle ultime cose che ha detto Tomaino. Lui non ha niente contro la squadra di calcio dell'Audace. Lui ha scritto su Facebook una cosa, io l'ho commentata. Qualcuno ha cercato di strumentalizzare per dire che noi eravamo contro la squadra di calcio, ma la colpa è di determinate persone. Qualche persona che si è vantata di aver messo candidati nella lista, non è né dei calciatori né di tutti i dirigenti. Spero che questa persona mi senta. Chiaro? Torniamo alla cordialità, perché poi lo sapete che io alzo il tono, però poi sono per la cordialità. Uno dei problemi che c'è in questo comune, io tratterò poche cose, non trattiamo il programma, lo abbiamo trattato ieri sera, è pubblicato su Facebook, ieri sera hanno seguito tutti, a parte il bel pubblico, anche noi raccogliamo il pubblico, Tomaino, anche noi raccogliamo un po' di pubblico, c'è qualcuno che ci segue, c'è stata una marea di gente, e lo potete vedere perché è certificato su Facebook, di persone che ha visto il video dell'inaugurazione. Oltre 1200 persone sono andati su Facebook a vedere il video della presentazione della nostra lista. Quindi non tratto il programma, ma tratto una sola cosa, anche perché poi io non sono il candidato sindaco, io sono il gregario di Gigi, perché dopo anni ho avuto la forza d'animo di candidarmi nella lista per portare avanti questo progetto di rinnovamento della vita politica di Decodatura, per dare una mano a questi ragazzi che vogliono andare ad amministrare il comune e che debbono avere un aiuto. Io farò la mia parte. Noi abbiamo previsto una consulta degli ex amministratori per cercare di recuperare l'esperienza e di aiutare queste persone, farli aiutare dagli ex sindaci che non sono certamente del mio raggruppamento politico e dagli ex amministratori, cioè da chi ha studiato, da chi ha operato, da chi ha lavorato per il comune e che conosce le problematiche, perché i problemi che ci sono nel comune di Decodatura sono tanti. Quello più grosso è il problema finanziario. Il problema finanziario del comune di Decodatura, che è anche semplicissimo da risolvere se si vanno a studiare le cose. Se uno parla di debiti, parla di questo, parla di quello, sono 8 anni che io non sono sindaco e ancora sento parlare debiti, debiti, debiti.
Ma questi debiti, se io ho lasciato un comune attivo di 146.000 euro e oggi, dopo 8 anni, è in passivo di 300.000 euro, che cosa ci posso fare io, che non sono stato né sindaco e sono stato solo consigliere di minoranza negli ultimi tempi? È chiaro che se per i tributi, mentre nel passato c'era un ufficio in comune con 3 persone che lavoravano ai tributi, oggi c'è una persona a mezzo tempo ed è stato appaltato tutto fuori. Siamo andati ad appaltare a Mondovì. Mondovì, ce l'avete presente dov'è? È vicino dove aveva fatto il militare Totò, vicino a Cuneo. Allora, se è stata fatta questa scelta scellerata, certo che la situazione del comune, finanziaria del comune, è in questo modo, perché queste società di riscossione, quando i tributi, invece di riscuoterli direttamente, sono stati affidati ad Equitalia, Equitalia prendeva l'8% su ogni pratica. E quando venivano inviate, fatte solleciti, raccomandate, tutte le pratiche fatte poi a chi non ha niente, a chi è SRL che non possiede niente, in quel caso il comune non solo non incassa i tributi, ma deve pagare le spese alla società di riscossione. Questa è la situazione chiara e tonda. Per fare questo è necessario. C'è un terreno ad Adani che l'amministrazione Cardamone ha valutato con tanto di perizia, firmato dall'architetto Adelchi Ottaviano, non so come si chiama, Conte di Carmagnola, lì, non so, non ricordo bene, che diceva che era di 300, il valore era di 315.000 euro. È stato dato, incomodato, comodato senza carte, quindi è stato dato così, senza pretendere un giusto fitto. È chiaro che questi canoni devono essere recuperati, recuperando i canoni di fitto per gli edifici e per il terreno di Adami, già si arriva ad avere dei soldi. Sono stati messi in vendita dei beni comunali, le scuole, sono stati messi in bilancio. Poi i beni non sono stati venduti, nel frattempo le spese sono state fatte e quindi si è fatto un buco di 300.000 euro. Chiaro, questi sono i debiti. Però con una gestione oculata, riducendo le spese del personale. Ma come si riducono le spese del personale? Ad esempio, quando si va ad appaltare il servizio mezzo, si mette a disposizione la struttura, e si mette a disposizione, in posizione di comando, restando sempre dipendente comunale, ad esempio 4 persone. Queste 4 persone per 8 mesi saranno pagate dalla ditta appaltatrice, quindi il comune non avrà la spesa, e sono soldi. Il servizio di depurazione può essere gestito direttamente, invece di appaltarlo. Perché lo dobbiamo appaltare se all'interno del comune c'è una persona che ha la professionalità per gestire questo servizio? E possiamo risparmiare un sacco di soldi. Se nel cimitero di Decodatura c'è un servizio di lampade votive, la ditta ha avuto rinnovato con una delibera nulla un servizio di lampade votive dove questa ci guadagna 15.000 euro che potrebbe guadagnare il comune, ad andare a sostituire la lampadina fulminata provvede il custode del cimitero. A proposito di questo, del custode del cimitero, qua sento dire in programmi, Tomaino l'ha detto in un altro modo, che bisogna reperire un custode per il cimitero. Il fatto che non ci sia custodia del cimitero è una cosa gravissima, gravissima in questi anni. Non è che si deve reperire uno così, ci deve essere un dipendente, perché è un servizio legato all'anagrafe, legato ai servizi che si gestiscono, ai servizi demografici che si gestiscono per conto dello Stato. Non sono servizi comunali questi, sono servizi che si gestiscono per conto dello Stato. Questa è la mancanza di un custode del cimitero, è una cosa da codice penale.
deve essere chiaro questo. Quindi la situazione finanziaria, tutte queste paure è risolvibile, solo che bisogna conoscere quello che bisogna fare. Noi proponiamo qualche cosa, riusciamo a capire, abbiamo parlato con degli esperti e proponiamo immediatamente di insediare una commissione consiliare per monitorare queste cose, monitorare per accertare veramente se i conti del comune quali sono, perché non possiamo stare a sentire tutte le chiacchiere di chi dà i numeri. Ma la cosa più importante non era questa da trattare, perché l'abbiamo già trattata. La cosa più importante che io voglio trattare è: siamo in questa piazza, ho visto aprire tre sezioni provvisorie di partito, sezioni aperte oggi e che finiranno dopo il 10 di giugno. Noi non abbiamo aperto nessuna sezione qua. Noi lavoreremo perché la prossima volta non ci siano magazzini sfitti in questa crocevia. Ad Crocevia magazzini sfitti non devono esserci, non ci deve essere più crisi qui. Questa piazza è stata assassinata, come è stata assassinata l'area polifunzionale, solo perché era stata fatta dall'amministrazione guidata da me. Era un fiore d'occhiello, si facevano le fiere, nessuno ne parla di riprendere la fiera della montagna, che era un fiore d'occhiello. Le avete viste le migliaia di persone che hanno partecipato alla fiera della montagna? Ve le ricordate? Se le dovrebbero ricordare anche i commercianti però di questa piazza, perché solo dei pazzi potrebbero votare per una lista che non dice una parola su cosa fare in questa piazza. Solo dei pazzi. Io, siccome li conosco tutti personalmente da anni, penso che non ci voteranno, perché noi ci siamo studiati i programmi degli altri gruppi. Tomaino l'ha esposto adesso. Tomaino ha presentato un programma, è un programma di un sindaco e di un'amministrazione. Il professor Musolino ha fatto un libro, perché è lungo, prolisso, ha uno stile che è diverso dal mio, che io cerco di semplificare, perché io non sono letterato, ma sono programma. Ma sentite, ma questo temuccio sconclusionato, privo di senso e sgrammaticato, ma questo è il programma non del sindaco, non dell'amministrazione, è il programma neanche del dirigente dell'ufficio tecnico, è il programma di Nicolazzo, il geometra che lavora all'ufficio tecnico. Questo è un programma. Tomaino parlava dei 100 giorni, nei primi 5 giorni faremo questo programma noi, Gigi, perché questo dimostra l'incompetenza, dimostra l'ignoranza totale. Sono in imbarazzo a trattare questa cosa, ma lo dovevo dire. Il candidato sindaco di questa lista ha avuto la bontà di dire in un'intervista che ha appreso molto dai tre ex sindaci con i quali si è candidata, cioè Eugenia Adamo, Luciano Molinaro e io, Mario Perri. Ma io, leggendo il programma, mi è venuto da dire che non ha appreso niente da noi, perché di queste tre persone che ho citato, dal punto di vista della facilità di penna, del saper scrivere, io sono un po' più tecnico, essendo architetto, rispetto agli altri due, che sono più bravi nelle loro cose, ma nello scrivere io sono il più scadente dei tre ex sindaci citati. Dei tre maestri, il più scadente sono io,
che non avrei fatto tutti questi errori che una volta venivano corretti. Rosso, blu, rosso, blu. Questo è un programma da 4 meno meno. E vi dico, guardatevi dal votare questo programma. Perché Tomaino prima ha detto delle cose gravi che io condivido in pieno. A proposito delle candidature, i nostri candidati sono persone, due hanno fatto un ricorso al TAR perché non erano stati ammessi per un errore di scrittura. Altri candidati sono o in rappresentanza, mi devono spiegare che cosa significa, io mi candido in rappresentanza di questo gruppo e questo gruppo. Ma non è una bella parola, il rappresentante è una cosa, è una professione dignitosa nel commercio, ma non nella politica il rappresentante. Questo è stato messo da quella persona, questo è stato messo perché ha avuto il favore, questo è stato messo perché non ha potuto dire di no perché me l'ha detto il mio compare. Ma scusate, qua concorriamo per amministrare il comune o per fare altre cose. Mi viene in mente che l'unica lista che ha scritto chiaramente che non farà installare pale eoliche è Centrale a Biomassa, che sono dannosissime per la salute, è la nostra lista. Io ho raccontato una volta in un convegno a Carlopoli che quando venivano i rappresentanti delle varie ditte, venivano a proporre le centrali a biomassa o le pale eoliche, la proposta che facevano era 200.000 euro di lavori per il comune, una gazzosa, un'offerta al sindaco e 7-8 posti di lavoro. Ma a questo punto mi viene in mente che, visto che non lo scrivono, anche quelli che si definiscono ambientalisti, ma non è che c'è qualcuno che aspetta non si piglia sta gazzosa? Non è che mi viene di pensare questo. E allora vi dico, guardatevi quando votate. Votate per chi, voi che operatori economici di questa piazza, che avete avuto problemi dall'amministrazione, dalle scelte sbagliate dell'amministrazione Cardamone. Io ho tanto rispetto per il professore Musolino, però io devo ricordare che il professore Musolino è vecchio quanto me, che è stato assessore dal 95 al 99, ha qualche anno meno di me, ed è stato anche assessore a garanzia dei quattro che hanno fatto cadere l'amministrazione. Quindi ha una responsabilità precisa nella caduta dell'amministrazione. Quindi chi ha contribuito a fare cadere l'amministrazione non ha diritto di concorrere adesso attraverso prestanomi. Professore Musolino ha anche questa responsabilità. Quindi non merita di essere eletto sindaco perché lui, da garante dei quattro, non è riuscito a garantire niente. Ha solo fatto l'assessore per un paio di mesi, non ho capito per che cosa gli è servito. Però deve essere chiaro un'altra cosa: i quattro che hanno fatto cadere la Cardamone, quando noi abbiamo cercato in tutti i modi, io specialmente, pur avendo ricevuto una grossa offesa da Cardamone che mi ha fatto pagare 5.000 euro ingiustamente, e mi è pesato, sapete quanto mi è pesato pagarli, non ci siamo lasciati prendere da ira quando è subentrata una crisi nell'amministrazione. Noi abbiamo cercato di evitare il commissariamento che ha portato a questa situazione di degrado del paese. Noi abbiamo cercato l'ultimo giorno insieme con Gigi e con Angelo Godino di evitare. Qualcun altro che era in minoranza per odio nei confronti della Cardamone
voleva la caduta a tutti i costi, la voleva già a dicembre. Noi per alcuni mesi l'abbiamo evitata. Chi si lascia prendere da odio non può amministrare un comune. Chi si lascia prendere da odio non può amministrare un comune. Io ho accettato di fare da gregario a Gigi, ho accettato di farlo per il paese prima, perché è un paese che mi ha dato l'onore di eleggermi 3 volte sindaco, meritava questo atto di responsabilità mia, perché Gigi ha le qualità per fare il sindaco, ha l'umiltà, è stato pronto a non candidarsi, è stato pronto a cedere la candidatura, ha insistito a me. Quando noi abbiamo parlato con le altre forze politiche, e qua vado veloce perché le sapete le cose, le ho scritte anche su Web Oggi, lui aveva accettato di non essere il candidato, aveva accettato di fare un passo indietro. Avevamo detto che noi facevamo un passo indietro, io e Gigi. Io il passo indietro l'ho fatto, ho mantenuto la parola per il bene del paese, perché a noi due e a questo gruppo ci unisce il bene del paese. È inutile che si fanno polemiche su questo punto, le abbiamo chiarite ieri sera, questa sera lo sto dicendo di nuovo perché è bene dirlo. Noi come persone, come amministratori futuri di questo comune, perché saremo noi gli amministratori di questo comune, col vostro aiuto noi faremo rivivere, noi la facciamo rinascere, sbagliato dire rinascere, vabbè, ma la facciamo rinascere noi Decollatura, perché le abbiamo dimostrato di saperle fare. Quello che l'amministrazione guidata da me ha fatto in quell'edificio, tutti se lo ricordano, le manifestazioni della scuola, il teatro, abbiamo avuto il teatro a Decollatura, Lando Buzzanca, Arnoldo Foà, Pippo Franco, teatro leggero e teatro impegnato, il massimo in Italia, Radio DJ, i DJ di Radio DJ, non c'era qua... con tutto il rispetto, Diego, DJ qua, ci sono stati i DJ nazionali. Allora queste cose le abbiamo fatte, io le ho fatte con i soldi del comune, non le ho fatte con i soldi miei. Gigi si è inventato il San Bernardo Music Festival insieme con la sola forza di questi ragazzi, quindi Gigi ha dimostrato che gli eventi li sa organizzare, quindi noi siamo l'unica lista che può fare delle cose per rivitalizzare questa piazza. Deve essere chiaro, e per questo vi chiedo il voto questa sera a voi tutti, per la nostra lista, per fare Gigi sindaco e per dare modo a questi ragazzi di amministrare il comune. Io non esco pazzo per tornare in quelle stanze e dover lavorare, perché ho altri impegni miei personali. Però, siccome ho accettato per spirito di servizio di essere il gregario di Gigi, vi dico che mi impegnerò al massimo per aiutare questi ragazzi. Nel primo periodo, se dovessimo vincere, sarò presente molto, e poi mano a mano, più loro diventeranno bravi e più la mia presenza si allontanerà. Questo è il passaggio fra generazioni. Il futuro non posso essere io, il futuro di Decollatura è in questi giovani. Il futuro non può essere in mano a persone più vecchie di noi, che anagraficamente forse sono più giovani di me, ma sono più vecchie, perché in nessuno dei programmi delle altre liste c'è una parola su internet, sul ruolo che può avere la rete internet per la promozione del territorio decollaturese. Ci sono solo frasi fatte di iniziative, cose, ma l'importanza fondamentale per promuovere il territorio della rete internet solo nel nostro programma è scritto.
Questa è la realtà, sono cose serie queste che vi sto dicendo. Quindi votate per la nostra lista, votate per Gigi Sindaco e votate per tutti i candidati prima, scegliete un candidato e poi, siccome sono candidato pure io, datemi un voto pure a me, se ritenete di preferirmi. Dovevo fare un'altra precisazione, ma non voglio fare molte polemiche perché abbiamo detto, ed ho ripetuto quasi questa sera per chi l'ha sentito, che noi affronteremo questa campagna elettorale con forza, con calma, ma con la calma dei forti. Ho detto che visto che amiamo la pace e l'abbiamo messa nel nostro simbolo, la colomba della pace, però il fatto che noi amiamo la pace non significa che, secondo la saggezza dei latini, non abbiamo già preparato la guerra. Siamo pronti a rispondere a tutte le sciocchezze che cercheranno di dire, e ad una incomincio a rispondere. Incomincio a rispondere ringraziando prima Angela Giconte di essere presente, di aver accettato di essere presente nella nostra lista, perché il simbolo del suo movimento e la sua persona, per come penso io e per come pensiamo noi, che forse sappiamo interpretare più di altri il volere popolare, ci porta solo onore. Una persona di Decollatura, nata a Decollatura, attaccata a questo paese, responsabile nazionale di un movimento, dirigente nazionale del movimento, è responsabile per la Calabria di questo movimento, a noi ci onora che si cercano di inventare polemiche sul video che ha di noi un personaggio di rilievo assolutamente nazionale, un personaggio televisivo che vediamo in televisione sempre a dibattere, anche per contestato per qualche posizione, ma perché dice la verità lo contesta, no? No, anche certe lobby pseudo progressiste o troppo progressiste. In questo video di Adinolfi, dove dice, augura alla nostra lista di essere vincitrice a Decollatura, per me è un onore, come in occasione dell'altra campagna elettorale è stato un onore per me quando l'onorevole Polverini, ex presidente della Regione Lazio, è venuto qua a Decollatura per fare una manifestazione a mio sostegno. Noi dobbiamo recuperare tutte le energie nostre per diventare grandi e dobbiamo riannodare i fili con tutti i figli di questo paese che sono sparsi per il mondo e che hanno posti importanti e che possono darci aiuto e sostegno per fare ripartire il paese. Ieri sera ho visto con piacere che sul nostro video c'era il mi piace da un ragazzo, rispetto a me ragazzo, da California. Allora vuol dire che noi con la rete, con la diretta che c'è su Facebook, da quel tablet, una cosa facile da fare, no? E noi raggiungiamo il mondo. Allora questa cosa, utilizzando la rete internet, noi porteremo tutte le cose belle, tutti i prodotti, poi ne parleremo in un altro incontro, nel mondo. Noi ci rivolgiamo al mondo, non ne rivolgiamo a Assutta e Supregatoria, di Lurci Supranea, di Lurci Sultanea, o a Passaggio, a Tomaini. La manifestazione che fanno
questi giovani a passaggio, giovani e meno giovani, è una bellissima cosa, ma noi la dobbiamo rendere un evento grandioso. Noi collaboreremo con tutti coloro che vorranno fare manifestazioni, ma le manifestazioni devono essere grosse, devono essere eventi da migliaia e migliaia di persone, come li abbiamo avuti qua. Vi ricordate quella sera quando la telefonata che c'era la bomba, che c'era Miss Italia da Fiera qua? C'erano 5.000 persone, noi dobbiamo tornare a quel livello e andare oltre. Riprendere qualche idea buona, tipo la Fiera della Montagna, tipo la Fiera della Montagna, riprenderla di quello che è stato fatto di buono nel passato. Gli errori che ho fatto non li faremo più, perché non siamo come l'asino, non siamo meno intelligenti dello ciuccio, perché un ciuccio dove cade non c'è passa più, e noi non lo faremo questo. Quindi noi faremo queste cose. Ho detto in un programma che istituiranno il marchio a denominazione comunale. Se questi avessero consultato le delibere del comune, il regolamento per la Deco lo abbiamo fatto nel 2002-2003. Esiste già questo regolamento. Basta dare attuazione. Io rappresento una confederazione, sono dirigente di una confederazione che a livello nazionale ci occupiamo di Deco. Questo lo faremo di prodotti a denominazione comunale per valorizzare i prodotti. Io l'ho fatta lunga rispetto a quanto prevedevo, ma mia figlia non mi ha fatto il segnale. Non ti ho vista. E quindi passo la parola ad Angela Gigone. Bene. Buonasera a tutti. Allora, io non voglio rispondere alle provocazioni solo perché sono una signora. Comunque, alcune puntualizzazioni sono d'obbligo. Prima di tutto, appunto, sono una referente regionale del mio movimento, quindi più che mai rappresentare Decollatura, in Decollatura il mio movimento, mi riempie veramente il cuore di onore e di gioia, anche perché io a Decollatura sono sempre venuta, ho un sacco di amici, ho sempre rispettato tutti e sono sempre stata rispettata da tutti. Ho mio padre, mia figlia ha sangue decollaturese, quindi non vedo nulla di male di poter portare in Decollatura la mia esperienza, che tra l'altro è un'esperienza a livello nazionale. Io, diversamente da molti, ho iniziato dall'alto. Sono partita con una candidatura a senatrice capolista in Calabria. Quindi per me è un onore, una gioia partecipare a queste comunali. Poi volevo dire alcune cose, visto che sono state strumentalizzate alcune frasi e sono state dette molte inesattezze. Quando Mario Linolfi ha paragonato, come dire, il fatto di uccidere gli animali per mangiarli, ma penso che qua Decollatura le salsicce e le soppressate gli piacciono, e quindi anche quelli sono animali, perdonatemi, faceva semplicemente un paragone, che è quello che oggi ci si indigna per gli animali, ma non ci si sofferma più a pensare che gli aborti sono degli omicidi. Quindi perché non si fanno queste lotte per salvare quelle vite di quei figli che sono il futuro del nostro paese? Perché comunque nella nostra Italia ci hanno formato la mente per il controllo delle nascite, che oggi hanno creato nella nostra Italia il problema della denatalità e il problema che oggi saremo invasi da un popolo che non è più il popolo con la cultura e con le nostre radici cristiane. Però partiamo e andiamo avanti per quello che è la nostra candidatura qua a Decollatura. E voglio proprio partire dai simboli, perché i simboli parlano. Noi non abbiamo presentato un cuore verde pieno di bile, no. Noi abbiamo un simbolo che porta una colomba, che significa portare la pace, e un ramoscello d'ulivo nel becco, che significa la riconciliazione, esattamente quello che hanno fatto Mario e Gigi, pace e riconciliazione. E signori miei, ci vuole molto più coraggio a fare pace e portare pace che a aizzare le folle, come qualcuno fa.
Ora, anche perché, signori miei, se ci si divide si perde forza, quindi la vera forza viene dall'unità. La nostra lista quindi vuole l'unione dei valori e noi abbiamo un obiettivo, al di là dei nostri percorsi e delle nostre provenienze, ed è quello di curare il nostro paese proprio come una famiglia. Perché questi valori devono essere affermati e difesi nella società proprio per portare sicurezza, protezione, vita. Altro valore fondamentale per noi sono le radici. Siamo qua in Calabria dove ci sono degli alberi. Tutti sappiamo che un albero cresce sano su delle radici, ma se questa pianta viene tagliata, questo tronco viene tagliato, cioè i valori, questa pianta non cresce più bene. E proprio come una pianta deve essere curata, noi come primo obiettivo ci diamo quello di ripristinare l'ospedale di Soveria Mannelli, perché in quell'ospedale le persone devono essere curate. Esattamente come io ho visto mia madre, ho fatto notti e giorni a mia madre per 2 mesi, ho visto del personale sanitario che veramente dà il cuore, dà tutto, ma non è supportato dalle istituzioni, degli infermieri professionali che non hanno l'aiuto degli OS. Io, che lavoro in ospedale, so perfettamente che in un reparto ci devono essere sia gli infermieri professionali e sia gli OS. E io ho visto infermieri professionali con tanto amore che hanno fatto il lavoro dell'OS. Non so se sapete, l'OS fa l'igiene personale, l'infermiere professionale porta la terapia. Ecco, gli infermieri professionali si spaccavano la schiena a girare nel letto e a pulire ammalati per un lavoro che non dovevano fare. Ecco, io mi batterò insieme alla mia lista in prima persona per ripristinare l'ospedale di Soveria Mannelli. Per tornare al comune di Decollatura, che non è un problema personale privato il mio, anche se durante la raccolta firme per le nazionali, dove la mia lista in Calabria ha raccolto oltre 2.000 voti, di certo non dobbiamo dire grazie a chi fa le veci del sindaco, io non faccio nomi, ma potete capire bene di chi parlo, nel comune di Decollatura, e ha bruciato 100 delle vostre firme, non ha portato rispetto a 100 di voi, ha bruciato 100 firme alla nostra lista. Ma non è un problema privato il mio, perché a me di me non me ne frega niente, è un problema del paese, e voi sapete benissimo come in quel comune, quando andate a chiedere delle cose, 9 volte su 10 non vi vengono date, ma non perché non ci siano persone che non sanno fare il loro lavoro, perché ci sono persone che lo sanno fare molto bene il loro lavoro, semplicemente c'è qualcuno che vuole comandare al posto del sindaco. Ma se noi entreremo in quel comune con il nostro sindaco, che sarà in grado di fare il sindaco, questo non capiterà più. Anche perché, cari amici, il comune deve essere un po' come il padre del paese e il paese deve essere come i figli. Quindi ci deve essere questa sinergia reciproca. E noi faremo anche uno sportello dove ci interesseremo dei vostri problemi, dove vorremmo che voi ci venite a compilare dei moduli predisposti, dove ci direte quali sono le vostre difficoltà, quali sono i vostri problemi, e a noi, a quelle richieste, daremo delle risposte. Certo, per i miracoli ci dobbiamo ancora attrezzare. Siamo interessati ai giovani, perché il mio simbolo lavora per la vita intesa dalla nascita alla morte naturale, tramite anche le cure degli ospedali, ma anche al futuro dei nostri giovani, cercando di creare lavoro per i nostri giovani. Anche mia figlia all'estero, in Polonia, parla 5 lingue, ma non ha trovato lavoro né qua né a Torino, perché l'Italia è morta, l'Italia è finita, ma è finita anche per questa cattiva mentalità che abbiamo di mangiarci tutti addosso, per invidia, per cattiveria. Piuttosto ci distruggiamo, però non facciamo la pace, e loro invece ci hanno insegnato come, per il bene della società, è anche bello fare pace, e poi quella pace sarà più duratura, più forte e più vera. Avremo quindi questo sportello di cui vi ho parlato, e noi accogliamo prima di tutti i decollaturesi, perché il mio simbolo ha insegnato che l'integrazione va fatta se è possibile, ma prima si guarda gli italiani, poi si guarda il resto. Poi, per chi è in malafede, o forse perché ci teme come avversari, quindi inventa frottole, vorrei dire che noi siamo un movimento valoriale, aconfessionale, di ispirazione cattolica, perché questo non guasta,
Io credo in Dio, non mi vergogno a dirlo. Ma anche chi non crede in Dio può rispettare i nostri contenuti, perché noi siamo aperti a tutti coloro che condividono la battaglia antropologica che è in atto oggi, introdotta da leggi laiciste e pericolose per il futuro dei nostri figli. E noi riteniamo che la vera fobia non sia l'omofobia, ma la sia la cristianofobia. Bene, voglio solo più dire due cose su Gigi. Ho apprezzato Gigi perché è una persona leale e onesta, perché sia quando io gli ho proposto la candidatura nazionale, lui ha voluto portare rispetto ad un amico e ha rifiutato la candidatura. Sono sincera, in quella fase ho perso un mese di tempo a far partire la Calabria, ma non importa, è andata benissimo e oggi ho apprezzato la tua lealtà. Stessa lealtà che io so che ha avuto in questo momento nei confronti di Mario Perri, perché ha avuto delle proposte indecenti. Ma lui per lealtà nei confronti di Mario Perri ha mantenuto dritta la barra ed è andato avanti in quella che è stata la sua scelta. E l'altra cosa che io apprezzo molto di Gigi è la bontà che ha, perché io in questi giorni che ho parlato molto con lui al telefono, pur essendo attaccato, lui per queste persone dalle quali ha ricevuto attacchi ha sempre avuto con me in privato, quindi non doveva dimostrare niente a nessuno. Con me in privato ha sempre portato tanto rispetto, tanta pazienza e tante buone parole. Grazie Gigi. Ok, buonasera ragazzi. Innanzitutto è doveroso spiegare perché Angela questa sera ha parlato un po' più a livello politico. E spero che finiscano queste polemiche, Mario e tutti gli altri, sui simboli, perché stiamo parlando di amministrazione, va bene, stiamo parlando di comune di Decollatura. Lei ha spiegato, fa parte di un partito e la cosa bella, viviamo in una democrazia, ognuno ha un suo ideale, si rispetti o meno, lo dobbiamo rispettare tutti, quindi anche se delle volte gli ideali sono abbastanza forti, è giusto apprezzarli, ce li insegna il 5 Stelle con la Lega che stanno componendo un governo, quindi non c'è niente di male, ognuno ha un suo ideale e bisogna rispettarlo, perciò finiremo di parlare di questo popolo della famiglia, invito Mario e tutti gli altri di finirla, ma parliamo invece della lista unica, perché qua si sta deviando il discorso sui social, perché non si sa più come attaccare noi, e il discorso è solo questo, perché quando si ha paura di un gruppo che è venuto sminuito sino a pochi giorni fa, quando poi si percepisce che un gruppo invece può diventare forte, allora inizia il giro dove poter colpire. Ora siamo a parlare del popolo della famiglia. Prima invece è arrivato che io non parlo mai e faccio parlare Mario. Io lo faccio apposta. Ad ogni comizio parlerà Mario prima di me, perché io non devo dimostrare nulla. Se Mario è qui vicino a me ed è l'unica persona oggi che può, in questa fase, avendo l'esperienza tecnica, poter cercare di risanare il comune di Decollatura, questo credo sia sotto gli occhi di tutti, simpatico o antipatico che Mario sia. Ma la differenza è che Mario però è qua che parla prima di me in lista. E Mario mica ha candidato ad Angela e però dietro le quinte dalle direttive, e quelli sono nell'altra lista, non sono nella nostra. E allora questo lo dovete capire, perché abbiamo fatto una battaglia per non far cadere il comune di Decollatura, e i signori del PD ne sono testimoni e lo devono dire. Io che sono stato sconfitto 2 anni fa, e anzi, di nuovo, per chi non ha ascoltato ieri, chiedo scusa alla comunità, soprattutto di San Bernardo, per l'ultimo comizio sgradevole che ho tenuto 2 anni fa in piazza San Bernardo, io che ho perso, mi sono seduto in minoranza, sono dovuto arrivare a sostenere una maggioranza. E quella maggioranza ce l'avete mandata voi al comune di Decollatura. E adesso dobbiamo riproporre la stessa cosa, attaccandoci sugli ideali del popolo della famiglia. Allora io invito chi grida a candidarsi, non a stare fuori dalla Calabria e venire a rompere i maroni, scusate il termine, perché poi mi arrabbio, perché io sto qua con le dure, ci metto la faccia in tutto e vengo perennemente criticato. E poi ci sono ragazzi che non fanno niente e devono sempre, continuamente, trovare il pelo nell'uovo.
E qui non si tratta di Popolo della Famiglia, di 5 Stelle, di Forza Italia, si tratta proprio dell'indole pura di molti di voi, ovviamente schierati da una parte di lista che punta a far rinascere un paese. Innanzitutto un paese non rinasce con 4 persone dietro che hanno fatto cadere un'amministrazione comunale, perdonatemi, perché allora che rinascita è? E poi Decollatura non ha bisogno di rinascita, ma ha bisogno di ripartire. E io credo, non essendo laureato, purtroppo qualcuno di voi dall'altra parte lo è, però l'italiano lo conosciamo tutti, ripartire è una cosa, rinascere è un'altra. Allora, scusate se io sono stato calmo, ma mi sono arrabbiato sentendo gridare prima, però è giusto che voi sentiate anche un sindaco che ha carattere, non un sindaco che impara a memoria e vi ripete una lagna che non ha neanche senso. Noi parliamo di programmi e ora parliamo di programmi perché siamo a San Bernardo e parliamo di San Bernardo. Benissimo, iniziamo a parlare di San Bernardo parlando dei mercati ormai andati a finire. Allora, quando io giro spesso, sia per lavoro sia perché sono un giovane, non mi piace stare come tanti giovani, non tutti, ai bar a criticare, a Decollatura, mi piace girare, mi piace divertirmi, ok? Allora io giro in tutti i paesi e quando giro in tutti i paesi capita di sentir parlare di Decollatura, mi conoscono e chiacchieriamo un poco su Decollatura. E allora la cosa bella è che in tutti i paesi, le cose che i paesi limitrofi, gli abitanti dei paesi limitrofi si ricordano sono il mercato la domenica, la fiera della montagna, la fiera dei venti, la fiera di San Martino e mi fa piacere, deve fare piacere anche a Stefania ma anche a il comitato festa di San Bernardo, il San Bernardo Music Festival. Da cosa è caratterizzato tutto questo? Dalla location che è San Bernardo e anche dai ragazzi di Passaggio, ma Passaggio è a San Bernardo, quindi sono degli eventi che hanno come location la piazza di San Bernardo. E allora, la Fiera della Montagna, piaccia o non piaccia, ha portato tantissima affluenza al comune di Decollatura e alle attività della piazza e nessuno lo può negare. Dobbiamo ripartire subito e questo lo possiamo fare noi perché di questi eventi siamo i promotori assoluti, perché nessuno può alzarsi nelle altre liste e dire che realizzerà nuovamente la Fiera della Montagna che porta turismo, economia, lavoro. Questa è la sintesi di quando viene gente in un paese. E la Fiera della Montagna è un format creato da questo signore qui, che è stato sempre mio nemico, ma è la verità, l'ha creata Mario Perri e ha portato gente a Decollatura, in particolare alla piazza di San Bernardo, recando un notevole aumento di economia per le attività e di conseguenza se lavorano le attività lavoriamo anche noi, che non tutti hanno un posto statale. Andiamo avanti. Le fiere sono andate perennemente piano piano a scomparire. La fiera dei 20 di settembre è diventato un buon mercato, il mercato non c'è proprio. Allora vogliamo iniziare a creare qualcosa per invogliare anche i paesi limitrofi a venire nuovamente nel nostro bel paese, oppure dobbiamo continuare a chiudere gli occhi e anzi a non fare nulla e ad accettare che siano altri che facciano il nulla? Ci dobbiamo ribellare in questa tornata elettorale e dobbiamo scegliere per una volta un gruppo che sta antipatico, come dice Mario, non vi piace Mario perché ha i capelli lunghi e la barba, non vi piace Gigi che ha i tatuaggi, ma almeno sapete benissimo che se dovessimo vincere al comune vi diciamo che faremo un mese estivo da urlo, lo possiamo dire perché lo facciamo. Se vi diciamo perché siamo capaci e questo non lo può negare nessuno, se vi diciamo che apriamo il campo di calcetto dopo una settimana sapete benissimo che lo facciamo. E allora quando io sento parlare anche altre liste di prospettive bellissime, io faccio i complimenti alle altre liste, quando leggo e mi complimento con le altre liste perché bisogna anche complimentarsi quando ci sono cose positive, del servizio civile è una cosa bellissima, ma io faccio parte di un'associazione di volontariato che lo fa da 7 anni, quindi io vi dico
Collaboreremo con le associazioni del posto, e le associazioni del posto hanno l'affiliazione nazionale per poter fare servizio civile. Servizio civile è una prospettiva bellissima per i giovani, perché individua, dà la possibilità a un ragazzo per un anno di tenersi impegnato. È una prospettiva di lavoro. Quindi le cose che noi vi diciamo, le diciamo perché le realizziamo. Se io vi dovessi dire che al polifunzionale, una volta riaperto il campo di calcetto, creeremo un'area gioco per bambini, e poi ci dovete credere che la creeremo, perché ne è testimone Stefania Siriani. A noi ce l'hanno regalata un'area giochi, abbiamo scivoli e altalene bloccati, regalati dal Rotary Club di Lamezia, dati in dono a una società sportiva e ad altre persone a decollatura che non le hanno volute perché le dava in dono Gigi De Grazia. E allora io mi sono scocciato di questo, perché Gigi De Grazia non ha la lepra, è un cittadino di decollatura, è un cittadino di San Bernardo, abita laggiù, vuole bene al suo paese, sta antipatico, ma se dà in dono qualcosa per il paese, allora quel qualcosa deve essere preso, perché io non chiedo nulla, io chiedo solo che si realizzi qualcosa in questo paese. E se noi siamo riusciti come gruppo all'epoca Decollatura Emozione ad avere in dono un'area giochi per bambini, allora voi famiglie dovete iniziarvi a ribellare, perché questa area giochi è ferma alla Lamezia Terme perché non l'ha voluta nessuno, perché in dono la stava dando il gruppo Decollatura Emozione guidato da Gigi De Grazia. E allora se i problemi sono questi a Decollatura, ragazzi, non si andrà mai avanti, mai si andrà avanti, perché si andrà a guardare solo l'inamicizia personale, senza poi andare a guardare effettivamente quello che si può dare. E allora perché io e Mario Perri abbiamo cercato di compattare resettando l'inamicizia passata? Perché poi si arriva a un punto della vita dove bisogna crescere, soprattutto adesso dove purtroppo causa forze esterne siamo commissariati. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di unificare, ma non unificare perché facciamo i conti, 530 più 500 fa 1030, abbiamo la maggioranza di collatura, assolutamente no, perché noi ce li siamo sudati i voti. Io non vado in giro nei bar a dire che ho vinto le elezioni, non mi passa minimamente per l'anticamera del cervello, perché io rispetto gli altri candidati, seppur non mando fiori, ma non è il fiore di per sé. Io ieri ho dato un in bocca al lupo a tutti i candidati sindaco, non devo inviare nulla perché per me quelle sono sciocchezze, ma chi va in giro nelle case e nei bar a dire che ha già vinto dovrebbe farsi un conto. Non è così semplice vincere le elezioni solo perché ci sono entourage esterni di supporto, e noi non ci abbiamo a nessuno. Abbiamo a Mario che parlerà tutti i comizi prima di me, così cacciamo quest'altro gioco nel dire che Mario parla 40 minuti, Gigi si è candidato a sindaco però parla Mario, ve lo cacciamo subito. Vi abbiamo cacciato l'altro gioco delle inimicizie personali, perché ieri chi è stato alla presentazione e chi si è collegato sui social, perché il mondo ormai è social, perché lo smartphone ce l'abbiamo tutti, e quindi noi abbiamo fatto una diretta per dare la possibilità anche a chi non è potuto venire di ascoltare la nostra presentazione seguitissima, e nella nostra presentazione abbiamo spiegato il perché abbiamo deciso di compattarci e dare forza al paese per evitare che ci fossero quattro liste. Ma anche facendo questo, anche questa volta, dopo due anni che avete scelto, sottolineo, perché la gente aveva scelto da chi voleva essere amministrata, torniamo alle elezioni dopo due anni e ci ripresentiamo con quattro liste. Quindi prima di dire una lista in tutti i bar del paese, nelle case, che siete vincenti, questa vittoria voi ve la dovete conquistare con le persone che vi avete di fronte quando ci parlate. Non è così semplice, soprattutto oggi, andare a conquistare la fiducia dell'elettore decollaturese che aveva già votato, aveva scelto di gran lunga da chi voleva essere amministrato, e invece si è ritrovato dopo 8 mesi ingiustamente con un commissario prefettizio. E questo ingiustamente lo ripeterò ad ogni comizio, perché io voglio che voi sappiate che il gruppo mio e di Mario Perri, lui, quindi lui come gruppo, perché lui rappresentava il suo gruppo in consiglio paese mio, abbiamo fortemente evitato, volevamo
evitare lo scioglimento del comune, ma non perché non ci poteva fare piacere. Se parlavamo da tifo, se fossimo stati dei tifosi calcistici come sono molti che fanno politica a decollatura, avremmo detto: se cade a noi ci fa piacere, che ce ne frega tanto. Invece chi vuole bene al paese deve pensare ad altro, e deve pensare che oggi un commissario non andava assolutamente bene per il paese, e lo dimostrano i soldi che il GAN darà ad altri comuni e non a quello di decollatura. Perché un commissario fa male in un comune, deve arrivare solo in casi estremi. Quindi chi si candida, chi vince e chi perde deve avere la responsabilità morale di poi amministrare e opporsi se ci sono cose negative, perché bisogna dare delle risposte alla cittadinanza. Non bisogna prendervi in giro e andare a votare ogni due anni. E ci sono delle liste, purtroppo, e mi preme dirlo e lo voglio dire, che hanno la grandissima possibilità di essere commissariate nel momento in cui vincano, dopo 6-7 mesi. Ma non perché i ragazzi candidati non siano capaci, perché sono ragazzi tutti capaci. Il problema è quelli che ci sono dietro. Perché se io non mi candido e candido un altro, vuol dire che io qualcosa la voglio dopo alla vittoria. E questo ci arriviamo tutti. Invece da noi, questi e quelli che oggi mancano, si sono candidati di loro spontanea volontà. E il messaggio più bello l'ha dato Mario candidandosi in lista come consigliere, non come sindaco. Quindi Mario si sta andando a cercare le preferenze, perché se mai dovessimo vincere deve essere eletto. Io vorrei solo che voi apriste gli occhi, e se vi diciamo che questo programma, che credo abbiate letto, a mio modesto parere è quello più pieno di contenuti. Perché se io faccio parlare Mario all'inizio, è perché Mario oggi è una persona che può dirvi e tranquillizzarvi, se dovessimo vincere, che quel qualcosa di tecnico a livello amministrativo che voi sapete che lui sa fare, lo si può risolvere. Io non posso iniziare un discorso, anche perché questo è un progetto di lista unica che è andato a compimento nel finale così, ma che non doveva andare così, perché noi dovevamo compattare tutti, perché oggi dovevamo dare un senso di unione. Oggi Decollatura ha bisogno di unione e non di separazione. Ma andato così, questo gruppo è un gruppo che ha un candidato a sindaco sulla carta e tanti candidati consiglieri, ma è un gruppo compatto che deve lavorare insieme, imparare, in primis io, successivamente tutti gli altri, imparare l'ordinaria amministrazione che può dare l'esperienza di Mario, unita alla fantasia e all'innovazione che possiamo dare noi rispetto a tanti altri ragazzi candidati nelle liste. Perdonatemi se lo dico, ma io ho tanti difetti, ma su questo, ringraziando a Dio, non ho eguali, e sono modesto a dirlo. E allora il connubio vincente per Decollatura, eccolo qua: l'ordinaria amministrazione unita alla fantasia di creare turismo, e quindi turismo, economia, lavoro. Questo è il connubio vincente oggi per un paese che ingiustamente è stato commissariato in soli 8 mesi dalla stessa maggioranza, e lo ripeterò in ogni comizio. Perché voi dovete sapere a chi andate a votare, dovete scegliere il progetto politico che vi dia garanzia e sicurezza, perché oggi per il percorso storico del nostro paese questo è un momento non importante, fondamentale, perché se toppiamo anche questa volta e poi dopo ci ritroviamo di nuovo commissariati, ci ritroviamo di nuovo nella stessa situazione e ci ritroviamo di nuovo con persone che dicono: me lo sentivo, te l'avevo detto, ma quelle frasi poi non servono a nulla, perché sono solo frasi di circostanza, perché il comune si ritroverà di nuovo con un commissario prefettizio che non serve a nulla al paese, perché i debiti li hanno tutti i comuni. È un qualcosa che purtroppo tutti i comuni, chi più chi meno ne ha. Il discorso è che sarebbe opportuno, e io inviterò sempre chi di dovere, lo dirò sempre in ogni comizio,
che chi ha fatto cadere il comune dovrebbe uscire con un manifesto pubblico o almeno dovrebbe prendere il microfono e spiegare alla comunità le reali motivazioni per il quale lo ha fatto cadere. Possiamo parlare di tutti i programmi del mondo, ma a questo punto dobbiamo toccarlo sempre, perché voi decollaturesi non dovete dimenticare del perché oggi, il 10 giugno 2018, andiamo a votare nuovamente le elezioni del Comune di Decollatura. Non ve lo dovete dimenticare, perché se stiamo a parlare sempre e continuamente di quello che vogliamo fare, che avete già sentito, io voglio vincere per fare l'impossibile in questo paese. E avere la figura di Mario unita a un gruppo di ragazzi per bene e capaci, ma io credo che si può fare solo del bene a Decollatura. Però vi voglio ricordare sempre e continuamente, e lo farò in ogni comizio fino a quando non vi stancherete, che oggi è una sconfitta per Decollatura andare a votare il 10 giugno, perché avete già votato e avevate già espresso chi volevate vedere nel comune come maggioranza. E allora non dovete dare più la possibilità a questi signori di entrare in quel comune da maggioranza e tornarlo a far cadere. Perché qui, quando si parla di politica nazionale, siamo tutti perbenisti. Ok? Quindi attacchiamo la Giconte, attacchiamo Gigi De Grazia, attacchiamo Mario Perri, attacchiamo quello di Forza Italia, attacchiamo quello comunista, ci attacchiamo, perché quando si tratta di politica nazionale siamo tutti perbenisti. Però se dovessimo andare a guardare gli stessi che attaccano gli interessi che hanno nel proprio comune, e beh, quelle sono contraddizioni. Però, perché io posso votare il popolo della famiglia, non l'ho mai votato, Angela, e non lo voterò. Posso votare il popolo della famiglia, ma il mio voto è libero, io non devo niente a nessuno, sia a livello di lavoro che me lo sono inventato, sia a livello di amicizie, non mi hanno mai sistemato nessuno in famiglia, io non devo niente a nessuno, quindi sono libero di votare chi benedizione voglio. Il voto è un qualcosa, viviamo in una repubblica democratica e dovete rispettare gli ideali di tutti, come vengono rispettati gli ideali dei radical chic. Bisogna rispettare anche gli ideali di chi la pensa diversamente. Quindi, cacciato questo gioco a tutte le altre liste, spererei di non parlare più nemmeno del popolo e della famiglia, perché dobbiamo parlare di Decollatura, di quello che bisogna realizzare a Decollatura e soprattutto, oggi che siamo a San Bernardo, di rivitalizzare la piazza di San Bernardo, creare economia, perché questo è il centro commerciale di Decollatura, qui ci sono le attività, ci sono i bar e bisogna creare economia e dare modo alle attività di guadagnare. Bisogna dare merito all'amministrazione Cardamone di aver creato il Museo della Civiltà Contadina, che però è chiuso, ma almeno lo ha fatto. E allora, una volta insediati, cambiando destinazione d'uso, si può fare qualcosa di più importante per il paese. Non voglio rompervi tanto le scatole, dato che l'orario si sta iniziando a fare un poco tardi, però volevo essere incisivo nel discorso, perché se no arriviamo a fare i temini. Vengo con un temino preparato, ve lo leggo e vi faccio contenti. Quindi inizio, vi leggo il programma, vi parlo dei debiti, mi sentite parlare con una nonchalance anche su tematiche che non, su cui non sono competente, ma io lo ammetto. Per questo vi faccio parlare Mario quando si parla di cose amministrative e tecniche. E questo voi, questo particolare, lo dovete iniziare a percepire, perché noi siamo un gruppo. Io non ho invidia se Mario parla 40 minuti e parla di bilancio e io parlo 20 minuti e parlo di tutt'altro. Questo gruppo politico è un gruppo. Loro non è che si sono candidati con me perché io non riuscivo a dormire la notte perché dovevo candidarmi a sindaco. Io neanche mi dovevo candidare a sindaco. E fino all'ultimo giorno, sabato, per questo la distrazione ci ha portato a sbagliare delle date, però ricordatevi, sono state poi delle cose carine createsi dopo, non ci interessa, non ne parliamo. Fino all'ultimo giorno ancora non io insistevo Mario a candidarsi come primo cittadino e io volevo stare di supporto.
Fino al penultimo giorno abbiamo provato l'impossibile per compattare altre liste, ma non perché siamo deboli e volevamo a forza vincere, perché è ridicolo che ci siano 48 candidati, non lo so quanti siamo, in un paese di 2000 votanti non si potrà mai esprimere una maggioranza. E se lo capisco io, che mi sono candidato 2 anni fa da solo, insieme ad un gruppo di giovani, mi portavano a 200 voti, ne ho presi 500, e quindi potevo tranquillamente alzare le mani e dire io mi voglio candidare a sindaco e non me ne frega niente. Ma se io mi sono messo da parte e addirittura ho detto a Mario, se serve non mi candido nemmeno in lista, basta che un compattiamo e unifichiamo qualcosa, perché chi vuole bene a Decollatura oggi doveva lavorare per compattare. E a tutti i candidati sindaco, alla maggior parte dei candidati sindaco, è stato proposto da noi di candidarsi a sindaco in un gruppo unico, e non ce lo può negare nessuno. Queste cose Decollatura le deve sapere, perché altrimenti andiamo di nuovo, nuovamente, a fare lo stesso sbaglio commesso 2 anni fa. Io e Mario avevamo fatto 10 passi indietro, perché in questo momento non era opportuno darvi quest'altro scempio elettorale di 4 liste in un comune che è diventato la barzelletta del Reventino. Tutti i paesi ridono di Decollatura e noi stiamo qua a pensare ad altro. Tutti i paesi ci ridicolizzano perché non siamo capaci a portare avanti un'amministrazione 5 anni, perché quando subentrano gli interessi personali poi tutto passa inosservato e si pensa solo a quelli. Allora il modo per ripartire ce lo avete, e lo avete di fronte, ovvero un gruppo che non ha interessi personali, composto da persone che se dovevano fare passi indietro li avrebbero fatti, composto da persone che hanno lottato fino all'ultimo per compattare più gruppi possibili, perché delle volte in un paese è più importante darsi la mano, guardarsi negli occhi e chiedersi scusa, che invece fare quello che stiamo facendo, in primis noi ragazzi, perché il futuro dovrebbero essere i giovani, ma il futuro a Decollatura, mi ci metto anch'io, non siamo proprio i giovani, che siamo peggio di alcuni adulti. Chi vuole bene a Decollatura e vuole fare politica a Decollatura in questo momento doveva compattare, dare al paese 2 liste, così la gente poteva scegliere in maggioranza di chi voleva essere amministrata e basta. E chi vince amministra 5 anni, chi perde si siede in minoranza e fa opposizione. Così funziona la politica. Io concludo scusandomi se il tono è stato alto, però non voglio più, e ve lo chiedo gentilmente, se volete attaccarci, attaccateci sul programma, che non vi può piacere, ma attaccateci sui miei tatuaggi e la barba di Mario, ma basta con queste solite stupidi attacchi. La nostra lista non è la lista del popolo della famiglia, la nostra lista si chiama lista unica, composta dai gruppi che hanno aderito al progetto. Se a Decollatura si è formato un gruppo del popolo della famiglia e ha aderito al progetto, allora noi abbiamo messo il logo. Se aderivano i 5 Stelle gli mettevamo il logo, se aderiva Forza Italia gli mettevamo il logo, perché il nostro progetto era lista unica. Siamo riusciti a compattare 2 gruppi, Paese Mio e Decollatura Emozione, compattando un gruppo che ha preso nelle politiche scorse dei voti qui a Decollatura, che ha aderito al progetto invece di andare altrove. Quindi non andate ad attaccarvi a queste stupidaggini. Attaccatevi, se non vi piace qualcosa, a quello che abbiamo fatto, ma gentilmente spiegate agli elettori di Decollatura come stanno le cose. Spiegate come sono nate alcune liste, da chi sono nate alcune liste, e spiegate soprattutto agli elettori del PD, che sono sempre in maggioranza a Decollatura, che dietro a una lista ci sono 4 signori che hanno fatto cadere il comune di Decollatura, hanno fatto cadere il sindaco Anna Maria Cardamone ingiustamente, perché in 8 mesi non si può fare nulla.
Non gli è stato dato neanche il tempo di fare niente che è stata fatta cadere. E allora lo ripeto di nuovo, come ieri alla presentazione, oggi in consiglio, se dovessimo vincere, e Angelo, se tu ti trovi male con me, ti dimetti, lasci il posto da consigliere e fai entrare chi viene dopo. Perché se si parla di squadra, si parla di squadra. Altrimenti, diceva qualcuno che l'ambizione è l'ultimo rifugio del fallito, e allora in questi casi l'ambizione per molti diviene l'ultimo rifugio del fallito. Grazie mille e vi auguro un buon fine settimana, una buona domenica e una buona serata.